In questo 2022, in compagnia di tantissimi atleti, abbiamo fatto un vero e proprio viaggio attraverso lo sport e gli sport. Un'avventura durata un anno, che di stagione in stagione ci ha permesso di scoprire i segreti di tante discipline. Primavera e voglia di natura, di spazi aperti, del cielo che si apre all'orizzonte come inno alla vita. In questa stagione, che racconta il passaggio dagli ultimi freddi ai primi caldi, il colore di riferimento non è ancora il blu del mare, ma il verde della natura che giorno dopo giorno si riprende il suo spazio. Negli episodi di quei mesi vi abbiamo portato in montagna, fra chi corre in solitaria e chi in gare estreme, tra chi scende i sentieri in bike e chi pedala nei boschi. Vi abbiamo chiesto di alzare lo sguardo al cielo per vedere da vicino alcuni degli sport più estremi e più adrenalinici che esistano: il base jumping e il volo con la tuta alare. Durante l'estate abbiamo cercato di portare al mare anche chi al mare non è potuto andare. Siamo saliti su tavole da surf per raccontarvi cosa significa cavalcare, saltare, girare e farsi avvolgere da un'onda. Vi abbiamo portato anche dove le onde non esistono, per scivolare sull'acqua con lo sci nautico. Scoperto che il wakeboard, se fatto da grandi campioni, si può praticare anche dentro un naviglio, un fiume, o in una salina. Regalando agli spettatori straordinarie immagini di sport.
settembre può fare ancora caldo, ma l'estate è finita. Da qui ricominciano i progetti che richiedono un lavoro di squadra, come il volley. Rugby. Abbiamo inseguito l'estate con il beach tennis e il padel nei circoli. E non avevo mai sentito sto padel, ma non mai sentito. Mi danno una racchetta a tavolop, un amico mio per dire giochiamo, andiamo a Cesano a giocare. E tutto il volo dico, no, ma bisogna giocare a racchettoni al mare. E lo lascio per un anno. Rigioco il 11 agosto sul piazzale di Catrame, sulla Cassia Bisse di nuovo, perché non c'è niente da fare. Vabbè, ma io ci ho giocato, non mi piace, un anno dopo. E rismetto, perciò in 4 anni due partite, due volte estate, una volta e una volta. Poi Luca mi fa... Non ti avevi acchiappato, per niente. E niente, perché è vero che è competitivo, però non ha mai preso. Cioè, dopo Luca mi fa, oh, ma giochi a padel? Allora io, siccome il mio socio del negozio da 4 anni giocavo, guarda, mi chiude la porta così, io non lo so, però corro, ma lui gioca, se ti va bene, dai, impari. Subito dopo fine agosto, il 1 settembre, andiamo da Luca, da lì, quando vedi gli altri giocano bene, e io che non sapevo come... Sei caricato? Io sono un po' pericolo, mi sono messo sotto... E con il tennis sui campi di terra rossa. Vi abbiamo raccontato anche sport forse meno spettacolari di un lancio nel vuoto, ma ugualmente suggestivi, che richiedono abilità di coordinazione, concentrazione e autocontrollo, come il tiro a segno e il tiro con l'arco. Con i primi fiocchi di neve abbiamo celebrato l'arrivo dell'inverno, sfatando il mito che vuole ridotta al minimo la vitalità di uomini e natura in questo periodo dell'anno. Nelle puntate invernali siamo risaliti con campioni straordinari in vetta alle montagne, in solitaria, nel silenzio tra le cime, per scendere poi con lo snowboard tagliando la neve fresca. Abbiamo cercato di farvi assaporare il senso della scoperta e della sfida, dove lo sci è estremo come i sogni di chi lo pratica.
Abbiamo volato in salita correndo con gli sci in spalla, mostrandovi allenamenti in angoli nascosti e lontani dalle piste e sentieri battuti. Ciao, sono Alex Obopak, atleta della nazionale di sci alpinismo. Anche d'estate sono attivo, faccio gare di skyrunning e anche lì sono nella squadra nazionale Freesky. Oggi vi porto con me a fare un allenamento assieme. Siamo qui a Ortisei, la mia casa è subito qui sotto. Siamo dall'intermedio del Ceceda Furnes, che si vede qua. Abbiamo seguito chi comincia un'avventura proprio quando gli sportivi si riposano. Siamo andati in Alta Badia per scoprire con il primo impianto d'Italia come il sogno di un uomo abbia poi dato via al turismo invernale. Nel 1938, a Corvara, il luogo dove ci troviamo adesso, nasceva la prima slittovia, una slitta che permetteva alla gente appassionata dello sci d'alpinismo più che altro di portarsi sulla vetta del Colalto, che si trova alle mie spalle, dove potevano quindi praticare i primi passi sugli sci di legno. Nel 1946 mio nonno Erich Kostner decise però di migliorare il servizio offerto agli sciatori e a quei pochi clienti che visitavano l'Alta Badia e Corvara nello specifico, e ideò quindi una seggiovia. Non esisteva ancora questa tipologia di trasporto a mezzo fune aereo. Siamo scesi pian piano dalla Gran Risa in compagnia di tecnici e ingegneri per scoprire come si prepara una gara di Coppa del Mondo. Siamo poi risaliti con i Gatti delle Nevi per imparare il lavoro che c'è dietro alla passione di ogni sciatore. La stessa passione di ogni atleta che abbiamo incontrato, ci prepariamo a viaggiare nell'anno che verrà.